Quando il noir si tinge di giallo, succede che alcuni tra gli autori cinesi e italiani più importanti del genere si diano appuntamento per il primo convegno letterario italo-cinese su noir, mistero e gialli. Chiu Hsiao-long, tradotto anche in italiano, Bruno Morchio, Marcello Fois, Carlo Lucarelli, Margherita Oggero, Giorgio Faletti, Giancarlo De Cataldo, Isaia Iannaccone, Danila Comastri Montanari, Alberto Tosofei, Fen Quan e Jiang Muye, il caso letterario cinese più grande degli ultimi tempi, si sono incontrati al teatro dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, dove dal 13 al 18 ottobre confronteranno le loro esperienze in una serie di tavole rotonde e conferenze in Atenei, tra le inquietudini e le passioni dei loro personaggi, tra la storia passata, le dinamiche del presente e qualche indizio sul futuro. Gli autori presentano se stessi e i loro libri e nel divertente dibattito con il pubblico, il magistrato De Cataldo, autore tra i suoi libri anche di romanzo criminale, ci introduce al genere con una provocazione sull'etichetta noir. Noir è una definizione da critico letterario. Siccome i critici in genere amano, come i salumieri, mettere le etichette bene sui barattoli, altrimenti si confondono. Mentre Giorgio Faletti scherza con invitati e colleghi. Ho detto di essere qua prima di tutto perché è tutto gratis. Questo è un biglietto di presentazione, tanto per capire, per far capire agli stranieri quanto sia, diciamo, abusiva la mia presenza in questo gruppo di scrittori